La settima edizione del Premio Marzotto è ovviamente fa tesoro delle esperienze passate. Siamo ormai diventati strumento di potenziamento e di vivacizzazione di, in fondo, dell'intrapresa, della migliore intrapresa italiana, nel senso che abbiamo sempre voluto essere molto consistenti. Abbiamo cercato di fare network con i grandi player, sia quelli globali, le grandi aziende globali, che le istituzioni, diciamo, vicine all'innovazione, e quindi il network degli incubatori, il network degli acceleratori. Di fatto siamo, diciamo, la casa comune in Italia di tutto questo. Abbiamo fatto, diciamo, qualche errore, nel senso che nella crescita vertiginosa di questi anni abbiamo anche capito, in particolare l'anno scorso, che dovevamo essere ancora più consistenti, e quindi dovevamo stringere di più le collaborazioni coi grandi, affinché, diciamo, l'idea innovativa e l'azienda, la piccola azienda che c'è dietro, possa crescere effettivamente in maniera consistente e in maniera veloce. La settima edizione è particolarmente interessante, quindi abbiamo focalizzato di più il bando, ci siamo concentrati sulle aziende per non tradire, diciamo, l'aspettativa, il sogno di Giannino Marzotto, che ha istituito questo premio. Dobbiamo fare in modo che queste aziende diventino tali e crescano e siano scalabili rapidamente. Siamo estremamente, diciamo, convinti di essere uno strumento ormai utile, importante, potente, in fondo, alla fine, per quello che è il tessuto imprenditoriale più importante, economico più importante d'Italia, che è la piccola e media impresa italiana. Ecco. È un cammino, è un impegno che abbiamo preso oltre 7 anni fa con mio zio Giannino, è un cammino importante dal punto di vista numerico. Oggi noi distribuiamo direttamente o in controvalore oltre 2,5 milioni di montepremi, quindi siamo effettivamente un real award, come dice il payoff di quest'anno. Nella mission del premio abbiamo inteso accompagnare, diciamo, creare i presupposti per la crescita di vere e proprie imprese. Possono essere piccole, possono essere iniziali, intorno a un'idea più o meno creativa, ma devono essere imprese. Ecco, e questo per noi rimane un mandato preciso. I premi possono essere erogati in denaro con una dazione progressiva, diciamo, e controllata, o in servizi, che sono appunto il mentoring, il tutoring, la formazione vera e propria. Abbiamo anche dei momenti formativi, che possono essere momenti formativi di carattere finanziario. Quindi noi eroghiamo molti soldi e molto controvalore in servizi che sono poi cruciali per, appunto, far crescere il nuovo imprenditore.